Marina Mander, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta qui nel posto delle parole, anzi devo dire bentornata, ma è un bentornato dopo un po' di anni, perché se la memoria non mi tradisce, noi abbiamo conversato insieme con Marina Mander ed era il 2011 quando Marina Mander aveva pubblicato il libro La prima vera bugia con la piccola casa editrice, ahimè, scomparsa, Et al, o sbaglio Marina Mander? Esatto. Sì. Prima vera bugia, sì, ormai sono passati un po' di anni ed è un piccolo romanzo che poi adesso è stato ripubblicato a giugno da Universal Economica Feltrinelli Marsilio e quindi è tornato dopo aver fatto un po' un giro per il mondo, perché è stato pubblicato in vari paesi e adesso finalmente è tornato. E adesso finalmente è tornato, mentre l'ultimo libro di Marina Mander è L'età straniera, sempre per Marsilio, uscito lo scorso anno. Ecco, L'età straniera, mentre Marina Mander sarà ospite al Festival Writers di Milano, i frigoriferi milanesi in via Piranesi, oggi e domani. Domani sarà l'incontro insieme con Marina Mander e poi con Alessandro Mezzenalona e poi con Giorgio Ghiotti, autore del libro che racconteremo prossimamente, Gli occhi vuoti di Santi, se ricordo bene il titolo, edizioni H. Ecco, il titolo dell'incontro, Marina Mander, è molto particolare: devo stare dentro ai tuoi occhi per vedermi. Sì, domani ci saranno due incontri, in realtà, anzi quasi tre, perché il primo sarò a parlare con Valeria Benatti, di questo suo nuovo romanzo che ha anche un po' reportage, che si intitola Da oggi voglio essere felice, pubblicato da Giunti, appena pubblicato perché credo sia uscito da una settimana, insieme all'età straniera, perché sono due libri che parlano del disagio, nel suo caso dei bambini, di che cosa accade nelle comunità in cui i bambini vengono accolti, nel mio caso insomma di due adolescenti abbastanza problematici. E il secondo incontro invece sarà con Giorgio Ghiotti e Alessandro Mezzenalona, con questo titolo che secondo me è molto bello ed è un verso di una poesia di Federico Tavan, al quale Alessandro Mezzenalona ha dedicato un libro, anche questo appena uscito, che si chiama Il poeta delle Pantegane, ed è il primo libro pubblicato anche da una nuova casa editrice che si chiama Aquario, nata un po' dalla volontà di Anna Foà e Marco Sodano, ed è una piccola casa editrice con degli intenti estremamente preziosi, dei piccoli libri molto curati che si fanno un po' ispirare alla cura e a quello che è stato un grande personaggio, che è Bobby Bazlen. E Federico Tavan è un poeta dimenticato, con una vita difficilissima, di un paesino del Friuli che si chiama Andreis, ha avuto una storia tremenda che si richiama appunto devo stare nei tuoi occhi per vedermi, è un po' la dichiarazione della sua poetica, quel desiderio di essere visto, che purtroppo nella sua vita non è mai stato esaudito, né dalla madre, a cui lui era molto legato, né dal padre, tant'è che poi lui ha una vita difficile, nel quale poi viene ricoverato più volte nei manicomi, ed è un po' nella storia dei poeti maledetti, dove però nel suo caso in particolare è proprio la non capacità di vedere e di capire anche la sua genialità, che lo porterà in un tunnel sempre più complicato e sempre più triste, insomma, non essere riconosciuto, non essere visto. Perché chissà, questo titolo che Maria, poi appunto si aggancia anche al titolo di Ghiotti, bellissimo libro peraltro. Marina Mander, chissà se c'è la poesia di Tavan nella sua completezza da leggere, c'è a portata di mano per caso? La poesia da cui è stato tratto, sì, per l'appunto questo verso, sì, che è diventato il titolo dell'incontro. Io devo stare dentro i tuoi occhi per vedermi. Ecco, io c'ho qui, mi sono segnata proprio l'incipit, la poesia abbastanza lunga. Non c'è problema, abbiamo il tempo a disposizione.
Vediamo. No, aspetta, questo è il poeta delle Pantegane da cui è tratto il titolo del libro. La poesia intera, no, in questo momento non ce l'ho, però Lo racconteremo prossimamente questo libro, lo racconteremo sì. prossimamente perché ci è venuta la giusta curiosità per quanto riguarda anche questa nuova casa editrice Aquario Libri e come diceva poco fa Marina Mander con questa casa editrice con una grande attenzione, stanno sorgendo delle piccole case editrici con un'attenzione veramente all'estetica, alla qualità che quasi non si conosceva negli ultimi tempi e credo che sia una cosa molto bella e andremo a scoprire Aquario Libri e andremo a scoprire anche le poesie di Federico Tavan attraverso il libro di Alessandro Mezzena di Mezzena Lona. Ecco, ma quali saranno i temi che voi nel dialogo a tre racconterete al pubblico? Allora, naturalmente racconteremo da un lato la storia di questo poeta Federico Tavan, perché è un poeta veramente misconosciuto e recuperato veramente in maniera quasi miracolosa. Di lui si è interessato anche Carlo Ginzburg, Paolini, Claudio Magris, e ovviamente Alessandro è andato a riraccontare questa storia, quindi parleremo di questo e di questo tema che si riaggancia anche al tema generale di questa edizione di Writers, che è nel chiaroscuro, in questo chiaroscuro nascono i mostri, che è una frase di Gramsci, un tema ispiratore, come spesso accade a Writers, che non ha, dove anche gli incontri non sono necessariamente presentazioni di libri, ma conversazioni su dei temi. Allora parleremo sicuramente di questo povero mostro, come lui stesso si definisce a un certo punto in alcune delle sue poesie, Federico Tavan, che però è un po' un suicidato della società, quindi è come diceva Artaud di Van Gogh, nel senso che è proprio non essere riconosciuto dalla società che lo porterà a una vita così dolorosa. E poi parleremo sicuramente appunto dove sono i punti di raccordo anche con un libro diverso che quello di Giorgio Ghiotti, Gli occhi vuoti dei santi, è un libro di 12 racconti, perché ci sono incredibilmente non solo questo tema dello sguardo, tiene davvero insieme due storie così diverse. E Giorgio è un attore veramente sorprendente secondo me, perché è molto giovane, ma con uno sguardo di una maturità e uno stile così compiuto, così elegante, così perfetto direi. E anche nei suoi racconti c'è il tema dell'essere visti e dell'essere guardati, cioè di queste, sono dei racconti che ruotano intorno alla famiglia anche come nucleo patogeno, dove appunto nella normalità possono nascere i mostri. A un certo punto lui in un racconto dice: era l'urgenza della normalità, la tragedia più grande della mia infanzia. E quindi ci sono dei racconti che hanno qualcosa di perturbante, perché smascherano, quindi, no? Il mostro che si annida anche dove non te l'aspetti. E quindi insomma ci sono dei temi simili in due opere completamente diverse. E io spero che appunto si possa fare un dialogo su queste cose che poi, in fin dei conti, ci riguardano tutti, no? La famosa, anche quella che si chiama la normopatia, la patologia della normalità, che a volte fa più danni, come nel caso di Federico Tavan e della sua famiglia, che l'accettazione della diversità, che invece è uno degli anche dei temi importanti, insomma, anche di questo festival. E questo lo dice lunga sul valore della narrativa, della poesia, in questo caso di Federico Tavan, quanto la narrativa, quanto i libri in senso generale ci possono aiutare a decifrare, almeno riuscire a cominciare a decifrare questa realtà molto complessa, realtà che ci appartiene, perché il chiaroscuro e i mostri non sono altra cosa da noi. Certo, e
è proprio un'operazione anche di riconoscimento, ma una cosa bella secondo me di tutti e due questi libri è che si va anche oltre, attraverso la narrazione emergono questi mostri, ma tutti e due i libri in qualche modo hanno un barlume di soluzione in un sentimento abbastanza poco considerato e che è quello della pietà. Tavan, nonostante appunto venga giudicato e mal giudicato dalla famiglia, dalla società, dice: io appunto sono il poeta delle pantegane e vi chiamo tutte, siete tutte pantegane, ma a me piace, cioè sono persone, racconterò le loro storie, che non fanno storia e per loro sono il piffero, senza però portarla ad affogare, cioè in fin dei conti lui è come se perdonasse anche chi lo ha bistrattato. E anche in Ghiotti, tutto sommato, il suo sguardo è uno sguardo di comprensione umana, come se quella potesse essere la via, no? Di provare a capire, a comprendere, più che a capire, a comprendere, a prendere dentro anche il lato oscuro degli altri. E per esempio nel suo caso, quando parla di queste famiglie, di genitori, di bambini, di capire che anche i genitori fuori dal ruolo di padre e di madre sono delle persone, no? Delle persone anche difettate, ma il suo sguardo non è mai giudicante, è proprio un tentativo di comprensione. Allora anche questo penso sia molto interessante, perché va oltre al giudizio e va oltre a qualsiasi genere di condanna, e così come Tavan invece ha dovuto portarsi il fardello dello stigma della malattia mentale, però entrambi in fin dei conti pensano, appunto, accolgono il fatto che il mostro esista e che se si ha il coraggio di guardarlo, forse anche meno cattivo di quanto sembri. E torniamo al libro L'età straniera, a cui abbiamo accennato in apertura di questa conversazione. L'età straniera, che è uscito lo scorso anno ed era in corsa anche per Lo Strega, se non ricordo male, era in corso presentato da Benedetta Tobagi. Tra l'altro Benedetta Tobagi è stata nostra ospite proprio questa settimana per il suo libro intitolato Piazza Fontana, il processo impossibile di edizione Einaudi. Ecco, un libro necessario da leggere per comprendere la storia 50 anni fa. Come anche un libro sempre di Benedetta, La stella incoronata di Lui. Sulla strage di Brescia, questo percorso è molto necessario, perché davvero attraverso i suoi libri si capiscono e si chiariscono molte cose appunto di questi chiaroscuri che generano mostre, no? Ecco, in breve, L'età straniera che cosa racconta? L'età straniera racconta dell'incontro, anzi dello scontro e poi dell'incontro tra due adolescenti molto diversi, di cui uno è un ragazzino rumeno che si prostituisce e l'altro invece un ragazzo italiano tormentato dalle difficoltà dell'adolescenza e dai dubbi, da un grande senso di colpa per la morte del padre, e praticamente sono uno l'opposto dell'altro, con due vite completamente diverse che sembrano inconciliabili all'inizio, e invece attraverso un percorso di nuovo di guardare e di vedere, cioè, quindi non solo di uno sguardo che passa, ma di un tentativo di comprensione che passa attraverso i gesti e non solo le parole, tant'è che il ragazzino rumeno addirittura non parla, ma quando lo sguardo si posa davvero è possibile un avvicinamento, e anche quello che non si può totalmente capire in senso cognitivo, in senso intellettuale, si può comprendere attraverso uno scambio di umanità. E quindi questo romanzo è un tentativo di sviscerare anche il tema di come si può accogliere lo straniero che è in noi, appunto
no? Quel mostro di cui parlavamo prima, quel lato scuro che tutti noi abbiamo, e lo straniero fatto, no? Come è il ragazzino rumeno, però di come appunto un avvicinamento e una possibilità di incontro e di accoglienza sia un percorso non semplice e anche un percorso di consapevolezza e non solo una questione puramente sentimentale come magari spesso viene sbandierata, no? Si è buoni, ma non è quello il punto, insomma. Quindi questi sono i due temi dell'età straniera che spero, no? siano stati capiti nella volontà di raccontare che è possibile, in fin dei conti, anche partendo da presupposti molto diversi, incontrarsi in qualche modo, che è un po' il grande tema anche del libro di Laura Bosio, appunto, di cui avete appena parlato, no? Una scuola senza muri, dell'esperienza Penny Wharton, dove io ho anche insegnato, quindi conosco abbastanza bene, e giriamo un po' intorno alle stesse cose. Io, dal punto di vista sicuramente di un romanzo di fiction che nasce da una mia esperienza con la prostituzione maschile di strada, però sennò altrimenti non avrei potuto raccontare cosa succede per le strade, e però diventa, no, una invenzione romanzesca, mentre per esempio il libro di Laura è un bellissimo racconto di cosa accade davvero ogni mercoledì e venerdì e sabato mattina alla scuola Penny Wharton. Ma insomma sono temi dai quali non possiamo non essere toccati, soprattutto in questi anni di recrudescenze, no, abbastanza tremende. Prima di salutarci, Marina Mander, prima di salutarci, qual è invece il libro che fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni? Il libro che fa compagnia in questi giorni sono dei libri che riguardano tutti altri temi, perché sto lavorando a un nuovo romanzo e quindi sono immersa in libri che parlano di psicanalisi. E quindi sono immersa nella rilettura anche di per esempio ultimamente di Svevo e tutto quel mondo della psicanalisi, della nascita della psicanalisi. Quindi sto andando indietro nel tempo. Siamo per certi aspetti tornati anche sulla terra di Pavan, friulano, quindi. Sì, io sono triestina. Quindi Bobby Balzen, che è stato raccontato da Cristina Battocleti, straordinarie figure veramente. Sì, infatti sono tornata un po' a quell'epoca lì, forse anche un po' prima, e quindi sono immersa nelle letture del primo Novecento, di quella parte lì del mondo. E quindi buona psicanalisi. Grazie Marina Mander. Va bene, grazie a voi, grazie Livio.